Laghetto. Io, Sindaco Fenn, la nomino sceriffo di Woody e gli amici dell'West. Congratulazioni! Ora toccherà a lei portare ordine e prosperità alla nostra città. Quindi porti un po' d'oro e nuovi giocattoli per agghindare questo posto. Avanti, si sbrighi! Non si pentirà di avermi nominato sceriffo, Sindaco M. Innanzitutto, buttiamo giù una capanna e facciamo spazio per degli edifici nuovi. Ah-ha! Troverà la missione nella sua lista delle missioni. Dia un'occhiata. La lista delle missioni riassume tutte le missioni che ha ottenuto. Scelga una missione e dia un'occhiata. I dettagli della missione l'aiuteranno a completarla. Se le serve aiuto, usi la bussola. Ehi, che ne dice di provarla in questa missione? Vedi quella bussola nell'angolo a destra? Le indicherà dove andare. Va bene, faccia del suo meglio. Ottimo lavoro! Ha appena completato una missione e guadagnato dell'oro! Potrà guadagnare altro oro completando altre missioni per le persone della città! Questo indicatore segnala quando c'è una nuova missione per lei. Questo piccolo amico è appena arrivato dal settore 4! Ho paura che la sua testa si squagli al sole se non gli diamo un cappello. Lo lasci lì davanti, così potrà entrare. Su, scelga un cappello al ragazzo. Geniale! Può vestire i cittadini a suo piacimento. Riffo, alla sua lista aggiungerò la pittura degli edifici. È un modo per abbellire ogni cosa. Perfetto! Riffo, facciamo quattro chiacchiere? Se può esserle d'aiuto, cambi l'attrezzo che sta usando quando vuole. Ehi, sembra che Stinky Pete abbia bisogno di aiuto. Se gli parla, le dirà come ottenere più oro. Sceriffo, ecco un piccone. Serve per estrarre l'oro dalle rocce. Prendilo, è tuo, io ne ho degli altri. Ora da queste parti l'oro serve solo per comprare giocattoli. Ogni giocattolo che compri sblocca nuove missioni. Quindi più oro uguale più divertimento. E non ti preoccupare, da queste parti l'oro non manca mai. Quindi crepi l'avarizia. Sai, adesso puoi dimezzare la durata dei tuoi viaggi nel tempo in sella al cavallo più veloce del West. Hi-ha! Ho sentito che Slinky ha davvero bisogno di una mano al Reggio. La fattoria dei giocattoli di Hal è aperta. Ordini dei giocattoli alla fattoria dei giocattoli di Hal. È stato senza dubbio. Tutti gli ordini da catalogo vengono consegnati da una diligenza e scaricati sul marciapiedi della stazione. Mi piace questo posto. Ehi, sceriffo, puoi darmi... Salve, sceriffo! Ti spiace portare le mie mucche nel recinto? Credono sia divertente andare in giro e perdersi. Ah-ya! No, così non va bene. Hi-ha! Yeah.
Le mie mucche sono davvero distratte. Ti sarei grato se potessi raccogliere i campanacci che hanno sparso dappertutto. Ho sentito che al sindaco M serve il tuo aiuto. Va a parlare con lui. Vediamo, cos'è che stavo facendo? Ehi, sceriffo! Non sa che differenza ci sia tra una città fantasma e questa? Nemmeno io! Ci servono altri cittadini. Venimi! Sto facendo un eccellente lavoro con questa città. Troverà nuovi colori di pittura, vestiti e capelli in capsule premio nascoste ovunque. Per tutti i cactus gonfi fino a scoppiare, Conroy è bloccato di nuovo nel pozzo. Vai a vedere se puoi aiutarlo. Si dice che i pozzi da queste parti siano collegati tra loro e che formino una rete sotterranea. Nuovi giochi aspettano di essere scoperti quando compri i soldatini verdi. Hai la stoffa giusta per vincere il premio? Comprali e scoprilo! Abbiamo bisogno di una prigione per impedire ai fuorilegge di rapinarci.
Un crollo alla miniera! Un minatore è rimasto intrappolato, devi salvarlo! Sceriffo, sono nei guai! Il mio somaro ha abbattuto la recinzione ed è andato a fare una passeggiata! Ora è bloccato su quella montagna! Sono grandi e spaventose, e a volte sono piccole e spaventose, ma Goo ti aiuterà a dare il giusto peso alle cose. È viscido, ma anche morbido. Salve, sceriffo! Signore e signori, il mio rivale afferma che non ho una posizione chiara su molti problemi. Quando parla lui, voi riuscite a capire una sola parola? Quella cosa era tanto vaga e incompleta quanto incomprensibile. Che tu possa dire cose del genere dinanzi alla brava gente di questa città mi lascia davvero senza parole. Quella è una bugia bella e buona. Io non ho mai praticato l'acqua, Jim. Non una volta nella vita. Questo è decisamente troppo. Il dibattito finisce qui. Mi considero un politico fonte di ispirazione. E niente sarebbe di maggiore ispirazione del vedere la mia faccia sulle magliette di tutti i cittadini. Ah!
Salve, sceriffo! Banchiere della città corro grandi rischi. Dovrebbe costruire una banca ufficiale dove i soldi di tutti saranno al sicuro da quei sinistri fuorilegge. Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Ah!
Casa di Sid. C'è un laboratorio da scienziato pazzo, un sotterraneo e viscide creature striscianti da procurarti incubi per anni. Ti va di comprarla? Chiedo scusa, sceriffo. Quei fuorilegge hanno bloccato il rifornimento d'acqua in città. Dobbiamo sbarazzarci di quella diga. Ahia! No, così non va bene. Hi-haw! Possiamo espandere la nostra città. Costruiamo un po' di nuovi edifici. Sceriffo, i bambini di questa città si meritano una scuola ed è sua responsabilità costruirne una. Stanno rapinando la banca! Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Yeah! Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Yeah!
Yeah! Ah, yeah! No, così non va bene. Hee-haw! Ehi, un tempismo! Ehi, ora che la stalla è pronta, raduniamo un po' di gente della città. Gettiamoli dentro e avremo un'eccitante stalla in cui si balla. Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Chi non starebbe bene a bordo di uno di quei gioiellini? Puoi attraversare la città, fare salti sul tracciato delle acrobazie o far vedere cosa sai fare allo skate park. Tutti i giocattoli ti invidieranno. Sembra che sia tutto in ordine. Ah, yeah! No, così non va bene. Hee-haw! Il portale spaziale apre un passaggio verso le galassie e anche qualche nuovo amico distruttivo. Preparati a una pioggia esplosiva di terrore UFO dall'alto. Ma sempre in amicizia, sai? Thank you.
verso l'infinito e oltre! Oh, sceriffo, qua giù! Inizia la scuola! Allora, dove sono i miei studenti? Oh, salve, sceriffo. Ti dispiace radunare i miei studenti? Gioca a tutti gli eventi e cerca di battere i punteggi migliori. E ricorda, divertiti! Vediamo, cos'è che stavo facendo? Non sarai un vero contadino finché non avrai coltivato un po' di ortaggi. Ora non voglio ingigantire il problema, ma queste talpe si stanno mangiando tutto il raccolto. Perché non fai vedere chi è che comanda qui? Allora, il primo premio della gara del raccolto va a chi presenta l'ortaggio più grosso. Queste mucche hanno fame e so per certo che c'è dell'erba nel vecchio recinto, su quella sporgenza lassù. Credi ci sia un modo per portarle fin là? Si avvicina la gara del bestiame. Perché non porti le mie premiate mucche dai giudici e così ti guadagni il primo premio? Huh?
Buia, scintillante, luccicante palude, il mondo magico della valle incantata, con fiori, arcobaleni e tanti cuoricini. Fate e draghi ti aspettano. Trasforma il tuo mondo in gioia con un battito d'ali di farfalla. È un regalo scintillante per un ragazzo o una ragazza. È bello trovarti in forma. Un atterraggio brusco. Vediamo cos'è che stavo facendo. Thank you.
Questo calore non lo sopporto. Mi sto trasformando in pancetta. A dimostrare ai tuoi amici che davvero hai visto ciò che hai visto e fatto ciò che hai fatto. Ti serve una macchina fotografica. Scatta una foto, durerà per sempre. Perfetto. Non è mai così in ritardo. Temo le sia successo qualcosa. Sarà meglio andare a investigare, sceriffo. Salve. Ti sarei eternamente grato se accettassi la mia amicizia. Presto arriverà. Maneggiate. Se ti permette di accedere ai tracciati nascosti e di muoverti per tutta la città. Ho solleticato il tuo interesse? Su, compralo! Chiedo scusa per l'intrusione, ma posso parlarti un attimo? Woohoo! Vediamo come te la cavi con la fotografia. Scatta una foto a Pete, il vecchio cercatore. Credimi, sto facendo un eccellente lavoro con questa città. Ti chiedo scusa, ma mi stai coprendo un mal di pancia. Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Verso l'infinito e oltre! Bullseye! Sta facendo un eccellente lavoro con questa città! Ah.
Corsa ad alta velocità, vuoi l'adrenalina? Il parco delle acrobazie è quello che fa per te. Salti, giravolte e rampe. Sai di cosa parlo, no? Si tratta di guidare in modo estremo. Questo calore non lo sopporto. Mi sta trasformando in principe. Perfetto! Il tuo prossimo incarico ti metterà alla prova in ambito fotografico. Scatta una foto davvero notevole! Carico per te. Scatta una foto del sindaco Ham al municipio. Grazie dell'aiuto, sceriffo. Sono in fase. Certo, continua ad essere così
Chiedo scusa per l'intrusione, ma posso parlarti un attimo? Fresh,